Ok raga, eccoci qui in un video bello della sera. Buonasera a tutti, che fate? Io finia di mangiare, ho mangiato i crepe con la Nutella, ho guardato la televisione e ho lavato i denti. Io ho detto facciamo il video ora veloce così dopo lavo i denti e faccio il tempo, che se devono lavare sempre i denti. Io vi voglio dire a voi, mettete mi piace, seguitemi quando vedete, fate i bravi, non fate i cattivi, state tranquilli, seguitemi quando vedete, iscrivetevi al canale, bello a tutti ragazzi, e niente, del vostro Enrico Pasquale Pratico, UDT e l'accento sulla O, ho 30 anni e sono di Motta San Giovanni e provincia di Reggio Calabria. Eccoci qua in un video della sera che siamo tutti sex. Io mi dissocio, mi scuso, perdonatemi, e sono italiano, calabrese e dialetto e so parlare meglio di voi. Prendo la catapulta e vi butto fuori. Voi avete i problemi, io parlo quanto voglio e comando io come faccio i video su YouTube. Saluto tutti i miei fan, sono il loro idolo e sono qua. Vi aspetto e voglio un abbraccio. Io vi voglio dire una cosa, raga, a voi. Io oggi quando mi sono svegliato e ho detto questo pomeriggio faccio prima la barba, ho fatto oggi pomeriggio ho fatto la barba, vedete l'ho cacciata tutta la barba, oggi pomeriggio l'ho fatta la barba e ho lavato anche i capelli. Io ero contento che domani l'ho fatta, ho fatto prima la barba e dopo ho lavato i capelli e anche la doccia ho fatto. E ho lavato i capelli e ho pensato, ero contento che domani era la giornata io e la mia famiglia e tagliamo i capelli. E lui chiamava stasera un barberi che conosciamo, il nostro parente di mia zia di Lazzaro, e lui ha chiamato ora e ha detto che c'è la macchina rotta e ha detto che viene dopo, chiama lui quando viene. Dopo mi fa sapere lui quando viene u Barberi. Era domani la giornata u Barberi e stasera chiamavo e ha detto che la macchina si rompio e dopo fa sapere lui quando viene. E i capelli ancora me li tengo così che lui non può venire domani che c'ha la macchina rotta e dopo fa sapere lui quando, che giorno viene. Così faccio una storia o un video, vediamo. Ok. Buonasera, siamo qua. Andiamo. Andiamo in cucina o a stanza di pranzo? O nella mia stanza, la stanza dove dormo io, mi dissocio. Andiamo, dai. Raga, qua sotto trovate tutti i link di Amazon, c'è la mia lista che tutti i sera metto qualcosa. Mandatemi i pacchi di Amazon che tutti gli asira metti cose così mi mandate i pacchi. Ci sono quegli altri link. Qua c'è il link dei gameplay che porto il sabato e la domenica i giochi, i gameplay. E niente, andiamo, dai. Ok, io solo alla domenica mi mando i crepe con la Nutella. E voi, raga? Niente. Dopo le persone volevano i capelli corti, io, che domani era la giornata e non può venire, che ha detto, ha chiamato ora, ha detto che c'ha la macchina rotta e dopo fa sapere lui che giorno viene, così o io o la mia famiglia tagliamo i capelli, così vedono corti, ciuffo, me lo taglio in metà, anche di ricchi. Così, no, non mi le taglio tutti, dopo faccio sapere a lui quanto mi taglia i capelli, come le voglio io i capelli, che rara. E saluto Marco Leggei, Luce del Nord, Alcol X, Assunta e tutti voi, Simone, Jody, Davide Rubino, Cristiano Bartovello, dopo Fabio, Valentina, Mau73, Over e tutti voi, ok? Antonio, Francesco, Valentino e Andrea e Bomber. Ciao belli, ho salutato tutto, sì, a Valentino, a Francesco, Andrea e Antonio, Carter, Combretta e tutti voi e tutti i miei fan. Mi scuso, ho detto giusto i nomi.
non è che io sbaglio, io so parlare, sono grande, c'ho 30 anni e so fare tante cose io. Ho fatto i lavori che domani era la giornata e mi taglio i capelli, vabbè. E niente. Gli occhi si chiudono e si aprono. Non solo a me, anche a voi. Raga, non so. Ora faccio veloce questo video che devo lavare i denti, che è tardi, raga. Che a sveglia sta girando e sale e vanno. Voglio dire che a sveglia calao, gira, che si devono fare i 10, che devo andare a giocare, devo fare i saluti, devo lavare i denti. E mi curco prima, dopo, mezzanotte, tardi, prima. E niente. E qua siamo, raga. A me piace stare così con la barba. Anche così sto bene, anche con la barba. Anni fa lasciavo solo il pezzetto qua e i baffi lasciavo e il pezzetto. E dopo cresce anche la barba e oggi me la sono fatta. Ok, l'ho fatta bene, non restavo. Volevo fare la storia che mostro come si fa la barba. Non l'ho fatta perché il cellulare l'ho messo a caricare, questo, la batteria era a scarico, che stavo facendo i saluti ai fan sui social. Scusatemi, perdonatemi, alla prossima facciamo le storie come volete voi, che a voi piacciono. Grazie alla pubblicità, grazie a tutte le persone che mi seguono e guardano i miei video. Vedo quelle della persone che guardano i miei video e vai su YouTube Studio, ci sono persone, l'età e i paesi, quelle che guardano i miei video di tanti paesi. Dopo andiamo su YouTube Studio e vediamo che età guardano i miei video e che paese guardano i miei video, voglio dire, dove sono arrivati. Provare tutto un mondo che mi conoscono, sono il loro idolo io, che loro sono i miei fan e i love you, io gli do tanti baci e siamo lontani, raga, è un bordello, non possiamo. Ci sono in televisione o in giro sui social, dicono ci sono persone che non si mettono la mascherina, ci sono quelle che se la mettono. La mascherina ancora si deve mettere, raga, la mascherina, e si sta lontano alle persone, no lontano, no vicino, che ancora c'è un bordello del COVID, del coronavirus, e non finisce mai, raga, è un bordello. E quando carico quell'altro video, quando carico questo, vedete che ancora ho i capelli così, che io l'ho detto a voi che domani lunedì viene un barbiere e non può venire che c'è la macchina rotta, fa sapere lui quando viene. E ancora ce l'ho così i capelli, quando mi fa sapere lui viene me le taglio e dopo faccio le storie, un video e la diretta. Ok? State tranquilli, ok? Andiamo nella mia stanza blu e niente, facciamo Johnzina, yo, meninzini, cucusset mamao. Ciao belli, dai, lo so, a voi manca e porti il segreto, o Mikol, è un po' di anni, non di anni, un po' di mesi, tanto che lo portavo. Non so, ora vedo che video porto. Io l'ho detto che devo portare quelle là sotto e quelle in giro. Le devo portare. State tranquilli, dai. Ok, andiamo. Così mi muovo. Mi voglio bene, raga.
Tutto a posto? Oh, raga, da voi c'è la festa fuori? Ci sono i giostri? O parco in giro là dove siete voi e ancora qua non cominciamo, non so se comincia, non so se quest'anno lo fanno qua a festa, che c'è un bordello do COVID, c'è la o coronavirus, e da voi lo stesso e raga che non la fanno a festa o la fanno, non so, boh, per sopra facciamo la tab così. Ok, metto pausa, bevo e mi caccio un cappuccio e parliamo. Dai, andiamo. Aspettate. Oh, raga, vedete i capelli così? Ho lavato i capelli. Vedete i capelli strani? Sto pensando. Parliamo con il robot Ego. Ego, che ora è? In questa ora lo Sono le sto. 10:06 di sera. Buonanotte. Vedete, raga, avete sentito che ora è? In quella ora lo sto facendo. Lo volete sentire di nuovo? Ego, che ora è? Sono le 10:07 di sera. Avete sentito, raga? Ego, dimmi una barzelletta. Perché i matematici sono ottimi amici? Mi Perché su di dissocio. loro puoi sempre contare. Ego, posso chiamare qualcuno? Quale contatto o dispositivo vuoi chiamare? A nessuno. Sto cancellando. Mi dissocio. Ego, io chi sono? Sono Alexa, un assistente No, personale intelligente Ego! svil. Stop, chiudi, stop! Ego! Quante persone ci sono a Motta San Giovanni? Nel 2019 la popolazione a Motta San Giovanni era di 6.050 persone. Ok. Aspettate, raga. Andiamo a cantare. Ok, andiamo a cantare una canzone a Muzzo con le mie frasi in bocca. A Muzzo YouTube mi dissocio, non ho detto niente di male. Dico le parole della mia bocca a Muzzo, le canzoni che canto io, le frasi, mi dissocio. Mi dissocio YouTube persone, mi dissocio e mi scuso, perdonatemi. E la vita siamo tristi e vogliamo la pace, amore miei. Io sono qua per voi. Siamo la sera, sono contento perché io voglio bene tutti i fan, sono il loro idolo, sono il migliore. Sono qua e voglio una fidanzata che è magra, bellissima, sex e tutta con i muscoli, con la tartaruga. Io mi dissocio, buonasera a tutti, e siete mia vita, amore miei. Vi amo tutti, vi penso sempre, siamo lontani. Volevo un abbraccio da vostro idolo. Sono qua per voi, sono il migliore, comando io. Sono il numero uno, sono il maestro, sono bravo e gentile. Ciao raga.
Ciao raga, ciao belli, vi amo tutti. Mamma mia che canzone. Non è che io penso quelle là. Loro hanno problemi, io sono meglio di loro. Io sono sano di loro, voglio dire, sono meglio di loro e sono sano che loro hanno i problemi. Io sono bravo, io canto quanto voglio e sbaglio, cantammuzzo, so cantare. E io dico che tutti i giorni pubblico video nuovi, belli, puliti, gentili qua su YouTube. In questo canale porto video così e tutti i maneri. Dopo c'è anche il canale quello dei gameplay, che il sabato e la domenica carico i giochi gameplay. C'è la mia lista che tutti i siri metto qualcosa. Ci sono quelle altre link, mandatemi i pacchi quando avete tempo, mandatemi i pacchi via Amazon e scegliete quelle là che metto su tutti i siri io, scegliete e mi mandate i pacchi che io tutti i siri metto qualcosa, così voi me le mandate, io vi saluto, ci sono i biglietti, guardo che cosa è, stronzate io le butto quelle là e mandatemi quelle che metto su Amazon, ok? Vabbè, e ora io chiudo. Aspetta, ancora facciamo ancora un pochino. Ah, saluto la mia gioia, la mia fan Miriana di Fortnite. Ciao Miriana, baci, ti voglio bene. E un saluto a tutti e un saluto a lei. E io voglio bene a lei e voglio bene anche a voi. Non solo a lei, anche a voi vi voglio bene, raga. Non arrabbiate, non siete tristi. Oh, che fate? Dai. Voglio bene a lei, voglio bene anche a voi, tutto il mondo voglio bene, che io ho tutti i fan di tutti i paesi che mi seguono. Voi siete i miei fan e io sono il loro idolo e vi voglio bene, state tranquilli. Seguitemi tutti, quando vedete, là, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, bello a tutti i ragazzi e niente, seguitemi come vedete e ho detto tutto. Mi dissocio. Io parlo quanto voglio e sbaglio, mi correggo, io so parlare, sono andata a scuola, quell'altro canale si devono vergognare, loro sono zero, non hanno niente da fare, rompono le scatole, prendo catapulte e le butto. Io sono famoso e loro non sono famosi, sono persone normali che rompono le scatole o a me o a altri youtuber, non è solo a me. Io me ne frego di loro e vado avanti, dopo si stufano loro. E io sono bravo, gentile e porto belle contenuti su YouTube. Io vado su Discord, sui social o su Telegram, parlo con le persone, mando i vocali o i video saluti. Io non è che sto fermo, faccio i lavori pomeriggio qua a pulire, a mattina vado a zappare la vigna. Dopo quando ho tempo vengo a casa, quando finisco di lavorare, mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, mi lavo a sera i denti, si devono lavare a mattina, anche la sera, sempre i denti. E si deve fare un po' di ginnastica, e eccetera eccetera. Ok raga? Ok, ora chiudiamo. Boh, ho detto tutto. Io che cosa voglio dire? Io devo raccontare, voglio dire raccontare, devo trovare le foto quando ero piccolo e mostro a loro. Devo vedere, ho altre cose, vabbè. E niente raga, ora vi saluto quasi. E niente. Siamo qua, ho fatto la barba oggi. Ho pensato, faccio la barba, mi lavo i capelli, che domani devo tagliare i capelli. E lui stasera ha chiamato e ha detto che si rompe la macchina e fa sapere. Chiama lui quando vuole venire, e fa sapere quando viene. E domani non può venire, che c'è la macchina rotta. I capelli me li devo tenere così prima e quando viene me li taglio, ok? Mi chiama lui, barbiere, Nicola. E niente, io vi saluto quasi raga, ok? Iscrivetevi al canale per tutti i ragazzi, un like, seguitemi quando vedete e niente raga, non dico le stesse cose. E a voi non vi piacciono i video, andate via, show, dai, fate i bravi, non fate i scemi.
i miei fan devono guardare i miei video e le persone che mi vogliono bene, che io sono il loro idolo e loro sono i miei fan. Alla prossima, ciao raga, vi voglio bene, l'ho fatto troppo lungo, mi dissocio e so parlare meglio di voi. Ciao belli, non capite niente, sono italiano, calabrese in dialetto. Ciao ciao, alla prossima, buonanotte, sogni d'oro. Ciao raga, tutti i giorni i video.